Per dimostrarlo possiamo andare al momento stesso nel quale l'Accademia francese arrivò alla dimensione del metro, ottenendola dal meridiano terrestre. Fu immaginato un meridiano terrestre che, essendo composto di spazio e di tempo, fosse in numero 4 come dimensione, e il tempo unitario della dimensione fosse espresso dal quantitativo di 10 elevato a 10 decimetri cubi della massa. Ora è evidente che 4 per 10 alla 10 decimetri cubi sono anche 4 per 10 alla 10 decimetri lineari, quando la sezione è di un decimetro quadro. Ma quando questa cubatura non è rapportata al decimetro cubo, ma al metro cubo, che è la nostra unità dello spazio che dobbiamo definire, e la definiamo come il ciclo di 10 unità della massa, collocata nel decimo, e quindi in 10 decimetri uguali un metro, allora in un metro cubo ci sono 1000 decimetri cubi. Per cui il volume intero di questo anello solido che cinge la Terra e ne rappresenta la massa attraverso la circoscrizione del suo meridiano, questo 4 per 10 alla 10 decimetri cubi tradotto in metri cubi diventa 4 volte 10 alla, bisogna togliere le tre dimensioni dal 10, quindi per 10 alla 7, 4 per 10 alla 7, ma abbiamo detto che il 4 sono le 4 dimensioni, 3 di spazio e 1 di tempo. Quelle solo di spazio sono 3 volte 10 alla 7, e vediamo benissimo come lo spazio che mette in rapporto il 3 al 7 lo mette in rapporto e giunge al metro proprio attraverso il 3 riferito al 10 che ha un 7 per indice. Questo 7 sono tutte le dimensioni atomiche in lunghezza che il volume atomico dato da 10 al cubo unità atomiche percorre nei 10 alla 10 metri lineari. Quindi abbiamo visto come il metro deriva proprio dal rapporto 3 a 7 tra il valore intero 3 e quel riferimento 7 dato dai 7 spostamenti del 3 nelle 10 dimensioni.